dovresti usare il microfono. Ciao, Gian Cambretti, Radio Bruno. Allora, tu praticamente sei l'esempio vivente, insomma, del detto farsi trovare pronti, insomma, quando c'è stato bisogno. Sì, diciamo che non è mai facile giocare poco, giocare una partita una volta ogni tanto non è sicuramente facile, perché il campo, la domenica, una partita completamente diversa, ti puoi cercare di allenare bene finché vuoi, ma per la domenica hai emozioni, c'ha momenti diversi che non puoi riproporre per la settimana. Sicuramente non è una cosa facile, però dai, diciamo che in questo momento sono riuscito a farmi trovare pronto grazie anche a tutti i compagni. Ti faccio trovare così pronto che adesso, insomma, ci si discute, insomma, stai mettendo un po' di difficoltà anche Donadoni con la scelta, insomma, buone prestazioni, adesso che magari Mirante torna a disposizione, insomma, sono scelte difficili da fare per il mister. Questo non lo so, sulle difficoltà che possa avere il mister o no, chiederà lui. Diciamo che secondo me l'obiettivo che ogni giocatore del Parma deve avere è cercare di farsi trovare pronto e dare il 100% nel momento in cui viene chiamato in causa. Poi nel momento in cui viene chiamato in causa una volta, due volte, 10 volte o 30 volte, insomma, questo è importante. Io, per quanto mi riguarda, sono sereno da questo punto di vista, cioè nel senso che mi preparo, come ho sempre detto, per giocare la domenica, poi sta al mister a decidere cosa fare. Senti, il ruolo del portiere è un po' particolare, soprattutto in questo periodo. State avendo delle difficoltà anche nella preparazione, insomma, con questo credo. Poi anche stare, insomma, per pronto per tutti i 90 minuti in una partita con questo credo, insomma, deve essere... Ma sì, dai, diciamo che adesso qua noi abbiamo la fortuna di avere campi sintetici su cui ci possiamo allenare, grosse difficoltà non abbiamo. Sì, non è uguale al campo in erba che possiamo trovare la domenica, anche se quello di Chievo di erba ne aveva veramente poca, per cui non era molto, era meglio il nostro sintetico. Però a parte gli scherzi, ma sì, ma qualche difficoltà in più magari, ma niente di eccezionale. Senti, questo tuo buon momento, no, così, perché se non sbaglio sei in scadenza di contratti, sì. Non è che invece magari di passare dall'altra parte della barricata a insegnare, a fare, ti viene voglia di continuare con un po'? No, io l'idea è quella di giocare ancora in un altro anno, perché le condizioni fisiche, vedo che non ho nessun tipo di problema a stare al passo con gli altri ragazzi, vedo che mi alleno sempre costantemente, per cui non ho nessun tipo di problema, un altro anno voglio giocarlo sicuramente. Poi per quanto riguarda il mio contratto sono a scadenza, poi vedremo, insomma, parlerò con la società, quelle che sono le loro idee, e dopo se collineranno da parte mia c'è la massima disponibilità a rimanere ancora. Poi insomma è un discorso che affronteremo quando vorrà la società, e perché da parte mia problemi non ci sono. Senti, tu non hai mai avuto problemi nemmeno a fare il secondo, no? Perché questo fino a 4 domeniche fai. Nella tua idea di queste gerarchie, come funziona? Cioè, tu cosa faresti? Perché è vero che il secondo sta giocando molto bene, ma c'è un primo che rischia di, come dire, di spegnersi anche psicologicamente. Se riuscissi a uscire da questi due ruoli, come ti comporteresti? Ma è una situazione un po', il ruolo del portiere è un ruolo un po' delicato, nel senso che sì, ci sono delle gerarchie da rispettare, e ci sono anche delle situazioni da valutare. Una situazione in cui si è creata, la nostra situazione si è creata, che Antonio ha avuto questo problema e deve solo allenarsi, perché è un periodo abbastanza lungo e sicuramente lui ha bisogno di rientrare. Io non so se giocherò una, due o tutte le partite fino alla fine del campionato, questa sarà una scelta da Antonio. Chiaramente Antonio è il portiere, sicuramente non sarò io. Ci sono 3 partite in 8 giorni. Quanto, vista anche la tua esperienza, quanto potranno dire, visto che stavolta si gioca tra virgolette contro delle big? Forse l'unica delusione potrebbe essere la Fiorentina, insomma, che
magari ha fatto un po' meno di quello che ci si aspettava, però si è rinforzata bene. Quindi Fiorentina, Juventus e Roma. Che significato hanno secondo te per il Parma questo trittico di partite? Ma dobbiamo vedere partita per partita, perché ogni partita fa storia a sé sicuramente, andremo a affrontare squadre di livello superiore, sì, giustamente. Noi dobbiamo prepararci bene, nel senso che sappiamo che abbiamo nelle nostre corde la possibilità di mettere in difficoltà, come abbiamo fatto spesso, e per cui dobbiamo dare continuità, possibilmente, dei risultati, quello che fino adesso si sta riuscendo, e giocare ad alta intensità, perché è l'unica maniera che possiamo fare giocando ad alta intensità che riesce a diminuire quelli che sono i gap tecnici che puoi avere con queste squadre. E da questo punto di vista penso che insomma, ci faremo trovare pronti. Ti stai cavando quelle soddisfazioni che non ti eri potuto cavare dopo l'anno della promozione, quando insomma, sembrava che non ci fosse più bisogno di te tra i pali, se non in allenamento, insomma. Sì, diciamo che dopo l'anno della promozione è passata la protagonista, l'allenatore del tempo ha preso una decisione diversa, sinceramente all'inizio ero rimasto male, perché pensavo di quantomeno di cominciare, quantomeno di partire come portiere titolare, insomma, per poi un po' veramente lasciare spazio ad Antonio o chi per esso, perché sicuramente la promozione la sentivo mia, con gli altri miei compagni, che è stato un anno difficile, per cui insomma è sicuramente stata, non sono stato felicissimo della situazione, ho preso atto del fatto che insomma, come ho sempre accettato le scelte dell'allenatore, ho accettato anche quella, non l'ho condivisa ma l'ho accettata. Abbiamo ricordato prima che sei subentrato ad Antonio perché ha avuto questo infortunio, però nel frattempo c'è stato anche un cambio di guida tecnica che è avvenuto sostanzialmente in quel periodo. Ecco, pensi che possa aver influito anche, che so, la fiducia che può avere Donadoni in te, che già, se non ricordo male, ti conosceva? Ma da questo punto di vista non abbiamo mai lavorato, non sono mai stato col mister Donadoni, per cui non conoscevo il suo modo di lavorare, se non che ha sentito dire qualche mio collega che non aveva già avuto. E, sì, c'è stata una necessità del fatto che Antonio si è fatto male, per cui c'è stata questa necessità di dover un momento difficile, perché sinceramente mi era una situazione difficile dove abbiamo preso qualche gol di troppo, c'è stato il cambio tecnico, per cui venivamo un periodo un po' particolare. C'è stata questa inversione di tendenza che, diciamo così, ha un po' fatto sì che insomma, fatto dei risultati assolutamente anche abbiamo cambiato su un'altra posizione di classifica. Senti, facciamo gli scongiuri, domenica c'è Amaro. Non è un cliente facile, ma no? Poi voi lo conoscete bene. Sì, sono contento per lui perché finalmente è riuscito a trovare, essere contento, dai, diciamo così, di trovare una squadra. Un ottimo rapporto con lui, un piacere rivederlo, però dall'altra parte so anche le qualità che ha, sia umane che tecniche sicuramente superiori a quelle che possono essere la Fiorentina, insomma, è un giocatore da grande squadra, tutto rispetto alla Fiorentina, però è un giocatore da grande squadra. Per cui sicuramente sarà un aspetto da tenere in considerazione.